Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Sono Orso. Oggi è un video un po' lungo, ve lo dico subito, quindi mettetevi comodi. Questo è un bidone da 1000 litri di acqua. L'ho bucato tempo fa, l'ho rovinato, non lo posso utilizzare e allora ci faccio la vermicompostiera per i lombrichi. È particolarmente utile questo perché ha già il rubinetto sotto per il percolato, quindi non devo bucare niente. Ha le dimensioni corrette per fare una buona vermicompostiera di grosse dimensioni. Ho letto molto e ho visto tantissimi video, ho cercato di prendere spunto un po' da uno, un po' dall'altro, quindi vi lascerò poi i riferimenti giù nelle note, perché è giusto dare il merito a chi mi ha dato l'idea, insomma. I lavori da fare sono questi: ho tolto le due barre di protezione sopra, adesso lo sfilo, taglierò qui. Non so se vedete, già farò una finestra e toglierò ovviamente la parte metallica. Qui farò due porticine per estrarre il compost maturo. Sotto verrà un doppio fondo con una rete metallica molto fine per il percolato, in modo tale che poi i lombrichi non cadano giù. Il tutto verrà rivestito con un materiale termoisolante. In realtà è il materiale termoisolante che si usa sotto i pavimenti flottanti, sotto il parquet flottante. Ne ho ancora in casa, dopo la ristrutturazione userò quello. Sopra ovviamente dovrò forarlo completamente. Questa parte qui la taglierò e poi mi dovrò inventare il modo per chiuderlo. L'idea originale era quello di tagliarlo a metà, ma poi mi sono reso conto che non è altissimo, quindi lo terrò così, insomma. Tolgo solo la parte superiore. Mano a mano che vado avanti con i lavori, vi aggiorno e facciamo un po' una cronostoria di quello che faccio. Ho appena finito il sottofondo, eccolo lì, in legno. Adesso ho finito la sagoma esterna, ovviamente. Ci vanno delle traverse laterali e sopra queste ci andrà la rete metallica. Ma stavo pensando anche a una zanzariera, devo essere sincero, eh. Adesso valuto un attimino quello che trovo, perché non è facile da trovare, insomma. Lì, in concomitanza dell'uscita dell'acqua, degli scoli che sarà il percolato, ho messo una retina di alluminio fermata col silicone. Questo invece è il lavoro che ho fatto da mettere sul fondo. Qua sopra appoggerà l'altra retina di alluminio, così incaricherà molto con la terra e con quant'altro. E fermerò intorno alla botte la retina di alluminio con il silicone. Sto avendo molte difficoltà a incollare questa retina di alluminio al cassone di plastica. Sto usando il silicone, solo che ci vuole il tempo affinché si incolli, quindi sto usando i mattoni, li lascio mezza giornata. Qui sono altri tentativi andati a male, adesso poi dovrò rinforzare il silicone e ora devo fare i lati. È la parte che mi sta portando via più lavoro praticamente. Allora, questo è il coperchio che ho tagliato. Ora, siccome non lo voglio buttare, acquisterò delle cerniere per poterlo fare aprire, per poterlo aprire. E dal momento che avevo visto su un video una buona soluzione per continuare a dargli umidità e acqua, con questo tubo, questa manichetta, che è forata ogni 30 cm, farò una sorta di S, così, in modo tale da collegarla poi a un bidone esterno con una pompetta e un temporizzatore. Poi, in base al alla temperatura che avrò, regolo il temporizzatore e posso dare poi l'umidità di cui hanno bisogno. Vi porto nel frattempo a vedere ciò che ho fatto. Come vi dicevo, il grosso del lavoro è stato fermare la retina in alluminio. Adesso l'ultimo pezzo che vedete col mattone, perché deve fare presa nell'ultimo pezzo che mancava, è stato un lavoraccio. Ci ho messo un lato alla volta, un giorno alla volta, e quindi ci ho messo 4 giorni. Poi in realtà per me sono diventate 3 settimane, perché tra il lavoro una cosa e l'altra. Qui ho fatto, ma ve lo farò vedere meglio poi quando sarà in posizione corretta, la botola anteriore per poter poi prendere l'humus pronto quando sarà pronto, con una pala dentro, mentre da qui avremo lo scolo del percolato, che non butto via neanche quello. Poi vi dirò quando e come si usa. Allora, così è come lo vedete, quasi finito. Abbiamo appena messo la maniglia, adesso dovrò fare i fori. Non guardate la mano sporca, perché ho fatto un altro lavoro nel frattempo. Devo fare i fori per tirarlo con del fil di ferro e poi forare per dare poi il via al processo aerobico. Qui ho messo le cerniere. Le ho dovute adattare, le ho dovute piegare. Questa parte qui poi verrà coperta con del materiale termoisolante. Questo è il lavoro praticamente terminato. Ho rivestito la vermicompostiera con questa pellicola qui. Questa è quella che si usa sotto i pavimenti, quelli flottanti, il finto parquet, insomma. Me ne era avanzato un po' ed è isolante sia per il freddo che per il caldo. Gli lombrichi temono tanto il freddo quanto il caldo. Poi vi dirò altre accortezze che ho messo in atto, roba che ho preso un po' di qua e un po' di là, non sono tutte idee mie, quindi è giusto anche dare spazio a chi ha avuto l'idea prima di me. Questo adesso andrà tutto rivestito con dell'ombreggiante, giusto per
una questione estetica. Ogni 10 cm circa ho fatto dei fori passanti, ovviamente, per la reazione, non so se bastano, quindi provo così, vedo, poi sono sempre in tempo a farli, sono fori da 8,5, ho fatto 3 file qui nel maglione di carico con il sistema di irrigazione dei lombrichi, forse non è la parola più corretta, con il sistema che inumidisce i lombrichi, loro devono stare sempre in una zona umida. Sono arrivati i lombrichi 48 ore da loro, ordinati mercoledì sera, oggi è venerdì, la scatola è forata, tutte le parti, eccola qua, presi su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione. Adesso la apriamo insieme, vediamo com'è. All'interno c'è la confezione da 400 grammi, forata anch'essa, sul coperchio, e un paio di brochure, preparazione della gestione, dei lombrichi, voilà. Retina di protezione, e il loro bel substrato. Adesso vediamo cosa c'è dentro, non voglio disturbarli. Eccoli qua. Adesso li lascio ambientare un attimo, li tengo ovviamente all'ombra e nel pomeriggio li metterò poi nella lettiera che ho preparato. Questa è la prima fase, ho fatto un substrato di cartone, quanto più puro l'ho trovato, come vi dicevo prima. Adesso metterò il cippato sopra e vediamo poi l'ultima fase di messa a dimora dei lombrichi. Nel frattempo possiamo ammirare la caduta delle gocce dell'acqua. D'estate ovviamente i lombrichi temono molto il calore. Questo sistema, una volta che ho trovato la giusta umidità, lo farò in modo automatico col temporizzatore e la coibentazione laterale mi aiuta a tenere lontano un po' i raggi del sole, insomma a tenerlo un pochino. Questo è il mio cippato di un anno circa. Se guardate, la parte sopra c'è quasi del tutto compostata, quindi va benissimo così. Ora la prima inumidita devo darla con la pompa, devo inumidirlo parecchio, occorre una umidità intorno all'80-90%, ho messo circa un 15-20 cm di strato al di sopra dei cartoni, il cartone perché come parte carboniosa carta cartone loro va molto bene. Abbiotti, ho letto, io faccio una premessa, ho raccolto un po', ho guardato molti video, come vi dicevo, ho raccolto le idee un po' di qua, un po' di là, spero che siano giuste di fare il procedimento corretto, spero di sì, quindi prima di copiare il progetto magari attendete ulteriori aggiornamenti da parte mia, dovrebbero esserci nel giro di un paio di mesi per vedere soprattutto la salute dei lombrichi, farò un altro video in merito e a quel punto se volete potete copiarlo ovviamente. Qui abbiamo lo scolo dell'acqua, l'ho lasciato aperto, adesso non mi serve di conservare alcuna sostanza, qui poi ovviamente metterò un innesto rapido con un bidoncino, raccoglierò il percolato. Il percolato è un ottimo ammendante per le piante, è potente, quindi ce ne va 1 a 10, un litro di percolato, 10 litri di acqua. Questo lo farò poi più avanti, adesso farò scolare bene. Ok, vado a prendere i lombrichi e li metto giù. Questi appena arrivati li ho già bagnati come prevedevano le istruzioni. Ora, siccome non ci arrivo fino giù, li metterò un po' così a spaglio e poi col rastrello piano piano. Ovviamente loro erano sul fondo, sono un po' addormentati. Adesso piano piano si dovranno riprendere. Ecco. Mano a mano che si riprendono vanno giù. Vanno sul fondo perché sono fotosensibili, odiano la luce. Adesso io chiuderò il coperchio, gli darò soltanto un'altra bagnata veloce. Chiudo il coperchio, tolgo la luce e li lascio tranquilli. Poi nel pomeriggio vengo a vedere un po' se sono andati sotto. Partiamo da qui. Allora, qui dentro ho messo una batteria da auto normalissima. Interruttore che più avanti verrà sostituito con programmatore, quello che avevate già visto l'anno scorso quando ho fatto il punto a 220 in campagna, regolatore di tensione e eccolo lì, un pannellino solare da 30 watt. Una volta apriamo l'interruttore, abbiamo qui una pompetta a 12 volt, quindi questo impianto è tutto a 12 volt a bassa tensione, non mi sono complicato la vita stavolta con l'inverter. Questa l'ho acquistata nuova, pochi litri al minuto, vi scrivo qui in sovrimpressione quanti sono, che non ricordo, ma questo mi dà la possibilità poi di
avere il sistema di umidificazione della lombicompostiera. Questi sono semplicemente dei tubi con passo da 30 cm, tubi di irrigazione del giardino, normalissimi, però la pompa è più che sufficiente per quella portata lì. Allora vi spiego, a me interessava una pompa non che avesse potenza da vendere, ma che superasse un dislivello di circa un metro e mezzo. Questa è circa 2 metri, va più che bene, l'ho pagata 10 euro. Poi vi metto qui in descrizione tutti i dati tecnici di quello che ho comprato, ve li andate a vedere se vi può interessare. Ieri ho coperto con delle foglie secche che ho raccolto qui nel mio giardino la lettiera che ho acquistato dei lombrichi. Loro nel frattempo si erano già nascosti sotto, e questo è un semplice sistema a carrucola, così, per aprire e per fermarlo. Ho fatto un'ulteriore modifica. Allora, con l'interruttore ve lo sconsiglio, solo con l'interruttore. Perché? Perché se voi lo accendete, poi come succede a me, ve lo dimenticate acceso, buonanotte, e la pompa gira vuoto senza acqua, e bene non li fa. Ho messo l'orologio che già conoscevate voi, un programmatore, arriva fino a 17 programmi, può gestire tutti i giorni, singoli giorni della settimana o gruppi di giorni, sono già preimpostati. Costa una decina di euro, ne avevo presi due. Uno l'avevo utilizzato, se vi ricordate, per quel progetto dell'irrigazione a 220 nell'orto. Poi ho smontato dopo qualche mese, perché non mi serviva più, è arrivato l'inverno. Ho recuperato un po' di pezzi, insomma, questo è quello nuovo. E programmato un quarto d'ora al mattino e mezz'ora la sera. Ora devo solo fare il conto dei litri che vanno via. Questo bidone è una cinquantina di litri. Altro problema che si stava presentando, io questo non l'avevo messo in conto, non ci ho proprio pensato, e ve lo dico così magari evitate di fare lo stesso errore. C'è un po' di odore, avendo pochi lombrichi, c'è un po' di odore perché non fanno in tempo a macinare, a mangiare tutto l'avanzo di frutta e verdura fresca che gli do solo quella, oltre al cippato, e quindi c'è un po' di odore, ecco. Devo vedere se migliora la situazione areando meglio, infatti volevo allargare i fori. Però se dovete farlo, non lo mettete vicino a casa perché dà fastidio, c'è un po' di odore dell'umido che va in putrefazione. Potrebbe essere un problema mio, potrebbe essere un problema generalizzato, questo non l'avevo letto da nessuna parte, poi non ci ho pensato. Ecco, evitate di fare il mio stesso errore. Questo adesso lo terrò sotto controllo ancora per un paio di settimane, poi eventualmente farò in modo di svuotarlo e lo sposterò se mi dà fastidio. Bene, è tutto adesso fino a questo punto per quanto riguarda la lombricompostiera. È stato un video molto lungo, mi dispiace per questo, però magari vi può venire comodo come progetto se avete molto umido, potature degli alberi, ridotte cippato, erba e quant'altro. Insomma, se va tutto bene per l'anno prossimo, veramente già fra 4 mesi dovrei vedere il primo humus, lo metterò da parte. Avevo chiuso il video, poi ho deciso di riaprirlo perché vi faccio vedere la versione definitiva. Allora, ho dovuto spostarlo perché faceva troppo odore vicino a casa, da casa mia distava forse 4-5 metri, troppo poco. L'ho portato giù nell'orto. Questo è l'orto, qui ho i recuperi dell'acqua piovana, ne avevo adibito uno per irrigare, di nuovo, per inumidire i lombrichi che avevo fatto laggiù, che poi nel frattempo, col caldo cessato quest'estate, purtroppo sono morti perché non li ho inumiditi abbastanza. Quindi l'ho riutilizzato, semplicemente ho spostato tutta la parte elettrica qui dentro, c'è la batteria, il controller di carica e l'orologio programmatore. Di lato ho messo l'interruttore sigillato per spegnere e accendere l'impianto. Il pannello solare ho recuperato qua come superficie il coperchio, l'ho inchiodato e l'ho siliconato, e qui entro direttamente in questo bidone, che è molto meglio, che periodicamente riempirò di acqua piovana, e dentro c'è la pompa 12 volt che devo dire funziona molto bene. Ecco qua quello che c'è fino adesso, ovviamente sono moscerini, sono altri animaletti, quello che ci deve essere, insomma. Apriamo dentro, ecco, ho appena messo la lettiera delle galline pulite dalla cenere di legna, le ho scosse un po', le ho purificate, col bastone mi serve per tenerlo aperto, e quindi è venuto così. Quello è il bidone dell'acqua. Ora dentro ci saranno, questo è da 1000 litri, dentro ci saranno un 300-400 litri. Ne ho più che a sufficienza. E due programmazioni giornaliere, un quarto d'ora al mattino e mezz'ora la sera dopo il calore. Per adesso il percolato l'ho chiuso, perché voglio raccoglierlo e vedere un attimino se rende per irrigare le piante o per ributtarlo dentro direttamente. Bene, vi saluto nuovamente, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, è stato un video, come vi dicevo, molto lungo, ma spero istruttivo per chi si vuole cimentare con un progetto del genere. Io lavorando ci ho messo 3 settimane per farlo, in realtà stando in ferie uno si ha tempo, in 3-4 giorni l'ha fatto, insomma. Ultima nota, ho allargato i fori di aerazione
con una punta conica. Sono passato da 8,5 a circa 15 perché volevo dargli un pochino più di aria all'interno. Bene, è tutto, vi ringrazio per essere stati con me nuovamente, vi auguro una buona giornata, a giovedì prossimo.